Tadini, buonasera. Progetto comune, lista numero uno, per Acaia. E non solamente quando parliamo ad Acaia, perché chi è stato ieri sera a Vernole ha visto che io ho parlato che la nostra leva, il nostro punto che dovremo focalizzare, praticamente lo sviluppo del comune di Vernole passa da Acaia. L'abbiamo detto ieri sera a Vernole. E queste qui saranno le nostre promesse che manterremo, e non come chi dopo di noi verrà, dopo 5 anni che è stato completamente assente, a buttare solamente fango, perché sanno fare solamente quello, sanno fare. Parlano mentre buttano fango di programmi, ma poi non dicono assolutamente niente, non dicono. Fango, fango e su fango. Ma perché questo qui? Perché sono così arrabbiati? Perché hanno capito che noi vinceremo queste elezioni e noi saremo una vera amministrazione. Noi saremo nei centri, noi valorizzeremo questi territori che sono stati abbandonati a se stessi e i cittadini che sono stati spremuti e balta, sono stati per non fare niente, per un'efficienza totale, crescente. E parlano di programmi, ma non dicono niente e buttano solamente fango, perché sanno fare solamente questo. Dovete andare a casa, e senza il comune per molti di voi finirà un po' tutto. Questa è la nostra differenza con voi, perché io me ne potevo stare tranquillamente a casa, e anche chi sta su questo palco, per chi sta in quella lista senza il comune può gli tirarsi chiuso veramente a casa, perché non faranno più niente. Perché il vostro volume di affari dipende tutto dall'attività comunale, dipende. Signori miei, vi dico l'ultima, oggi io ho consegnato al comune di Vernole, all'amministrazione, l'ultima richiesta di atti, una delle tantissime. Sapete perché ho dovuto consegnare questa richiesta? Perché mentre ieri sono andato nel comune di Sternatia, e bastava mettere il nome, e questo qui lo prevede, un decreto legislativo, esattamente il decreto legislativo 33 del 2013, di quindi con decorrenza che è del 20 aprile, quindi praticamente cioè da quando loro hanno vinto le elezioni, da quando loro sono amministratori. Mentre nel comune di Sternatia io sono andato a vedere, no, per vedere un nominativo, e ho visto che il mio avversario ha preso degli incarichi in quel comune per un ammontare di 23.400 euro più cassa di previdenza più IVA. Guarda caso, è una coincidenza, non c'entra niente, per carità, il 9 settembre noi appartenenti al GAL Isola Salento facciamo un passaggio al GAL Porta ad Oriente. In consiglio comunale chiedo quali comuni facevano parte di questo GAL, probabilmente associazione di idee, l'assessore che mi risponde, fra i tanti comuni, guarda caso, mi nomina proprio Sternatia, guarda caso un'associazione di idee, signori miei. Perché ho fatto questa richiesta? Perché nel nostro comune, cosiddetto così amministrazione trasparente, in questi elenchi che devono essere obbligatori per questa, ora verranno a dire che ci sono, ci determina tutto, no, ci deve essere per ogni soggetto l'elenco. Io ho chiesto questa mattina l'elenco di tutti gli incarichi legali, ho chiesto questa mattina, perché di là poi ne vedremo delle belle molto probabilmente. Perché ripeto sempre, la legittimità è un conto e l'opportunità politica è un altro. Bisogna vedere poi se c'è qualche relazione particolare a livello di studi. Io non sto dicendo che ci sarà, sto dicendo poi eventualmente vedremo, no? Perché ci potrebbe essere magari qualche sede in comune, qualcuno dove va a lavorare, vedremo insomma. Io ho chiesto questo elenco, ho chiesto, perché abbiamo speso credo molti molti soldi che sono stati sottratti a noi con queste imposte locali, che sono, ripeto, non alte, altissime, altissime nel comune di Vernole, e sono tutte state aumentate da loro, tutte, dal 2013 al 2018 è stato un aumento continuo di imposte. E voglio ritornare su un argomento, cioè, che è stato ripreso ieri, perché a volte si cerca di far un po' di confusione.
C'è un amministratore che ha parlato poi del baratto amministrativo che noi abbiamo nel nostro programma. Ha detto che secondo la Corte dei Conti il baratto amministrativo non si può fare, è vero, non si può fare per gli anni pregressi, infatti devono chiarire le cose. Ha detto questo, però molta gente probabilmente, allora, cioè non voglio dire non ha detto così, però siccome molta gente ha capito che non si può fare, non si può fare per gli anni pregressi, cioè se io ho un debito pregresso per il 2013, 2014, 2015, che loro hanno mandato tanti avvisi, tante cartelle, no, non cartelle ancora, va bene, ma arriveranno dopo, arriveranno, non può pagare con il baratto amministrativo quelle, ma potrà pagare quei debiti, cioè che sorgeranno da quando noi saremo amministratori, quindi tra una settimana praticamente, ecco. È un fatto è certo che quando noi saremo amministratori sicuramente non impoveriremo la gente di Vernole per finché i nostri soldi vadano a finire nel comune di Novoli. Se ci sarà qualcosa, prima vedremo cioè il livello interno, perché ci sono bravi dipendenti, ci sono, che possono tranquillamente fare quel lavoro lì. Quindi è inutile beccare l'evasore, perché lo chiamano sempre evasore, per poi andare a portare parte di questi soldi a Novoli. Noi eventualmente rimarrà tutto nel comune di Vernole e faremo anche la cosiddetta definizione agevolata, se ci sarà permesso, se ci sarà una normativa che c'è stata sino al 15 maggio, così tutte quelle sanzioni e interessi, il comune, tutti quei soldi lì, parte serviva, perché parte di quelli ci dovevano andare a finire a Novoli, invece siccome mo dovranno andare a finire e rimarranno a Vernole, potremmo fare a meno di pagare tutti questi soldi in più, che molti comuni non hanno fatto pagare. Penseremo anche alle aziende, apriremo uno sportello in forma giovani per vedere tutti i possibili finanziamenti come finanza agevolata, sia a livello di fondi, a livello investimenti che fondi di gestione, quindi come spese di impianto e come spese di gestione, sia che possono essere a fondo perduto o no, o a tasso agevolato. Avremo anche certi corsi per formazione, noi vedremo di fare, vedremo anche poi di mettere proprio del personale apposito in questo qui, cioè in maniera tale, non detto così, in maniera tale ci sia un ufficio proprio dove ci sarà qualche esperto, ripeto esperto, non chi si trova in definitiva, e magari dà informazioni sbagliate, per dire per esempio attualmente per le nuove imprese, per tutte quante, per chi assume giovani sotto i 35 anni c'è uno sgravio triennale, quindi chi assume giovani che vanno da quando possono lavorare sino a 35 anni, un'azienda non paga contributi per 3 anni. E questo dissi anche quando mi fu proposto in consiglio comunale. Quale osservazione facevo io, no? Eventualmente con questa spazzatura che costa tanto perché bisogna pareggiare, vediamo se ha qualche idea, cioè la minoranza, dissero. Disse semplicemente, siccome il costo deve essere ripartito comunque fra tutti i cittadini, per abbassare il costo ai cittadini è semplicissimo, basta assumere al posto di tante persone a tempo determinato qualche persona a tempo indeterminato, così senza pagare contributi, anche delle maggiorazioni, noi non pagheremo noi la ditta e di conseguenza ne beneficeremo noi, perché non pagherà contributi per 3 anni, ecco, loro a questo qui non c'erano mai arrivati probabilmente. La Caia sarà rivalutata, questo abbandono totale per una città come La Caia, non dovrebbero neanche venire a parlare cioè, su questi palchi adesso, ma cosa venite a dire, ma cosa volete dire venendo cioè, da Caia ora a breve, a buttare fango solamente perché siete capaci solamente di quello, dopo 5 anni siete stati assenti totalmente da Caia, e come fai a chiedere il voto a questa gente oggi, come fai a chiedere il voto a questi cittadini? Con un amministratore di valore che ci sarà sicuramente in questo centro, perché se gli altri, e sono tutti su questo palco, attenzione, siccome hanno parlato anche di eventuali assessori esterni, hanno parlato di questa lista,
In questa lista posso dire proprio che l'unico assessore è Salvatore Picherri, proprio perché è di Acaia ed è l'unico candidato. E gli altri sono tutti su questo palco, sono tutti! Tranne Mauro che si deve sposare e questa sera gioco forse assente. Però fanno parte tutti di questa lista, fanno parte. Quindi sempre fango, fango e fango. Quando finiamoci il comizio scappiamocene presto, altrimenti andiamo a studiare tutti quanti, altrimenti saremo infangati cioè, da queste cose, mi raccomando. Andiamocene subito perché è qualche cosa di inverosimile. Campagne elettorali sì, ma con questa gente non sono campagne elettorali, è solamente fango con questa gente e basta. Passo la parola, posso dire, al vostro prossimo amministratore di Acaia, Salvatore Picherri. Grazie. Buonasera a tutti. I miei amici, prima, quando parlava Franco, mi chiedevano come mai la gente di Acaia non applaude. Gli ho detto che la gente di Acaia non applaude perché si conserva per andare poi a scrivere quello che deve scrivere sulle schede. A me non serve l'applauso della gente di Acaia, a me serve che la gente di Acaia capisca una sola cosa, che qua sopra ci sono un gruppo di persone che sono oneste, quindi non è gentaglia come ci hanno definito, c'è un gruppo di persone che si impegnerà al massimo per risolvere i problemi dei cittadini di tutto il comune di Vernole, di tutto il comune di Vernole, perché qua sopra rappresentiamo il comune. Il comune, signor sindaco Luca De Carlo, non la Repubblica di Vernole. Io conoscevo gli Stati Uniti di Vernole, non la Repubblica di Vernole. Si chiama Comune di Vernole. Voi per 5 anni l'avete chiamato Agenzia delle Entrate, non Comune di Vernole. Agenzia delle Entrate. E avete anche chiamato la vostra Equitalia. Perché sappiamo tutti cos'è arrivato. In tutte le nostre case sono arrivate delle cartelle, in tutte le nostre case. E poi ognuno per proprio conto o ha risolto i problemi andando a pagare, perché magari è stato costretto a pagare, c'è invece che ha pagato dei tecnici per dimostrare che quelle cartelle erano del tutto fasulle. Signori, in altri comuni dove sono state chiamate queste ditte a riscuotere i soldi delle persone, queste ditte sono arrivate nei comuni nella cosiddetta autotutela. Autotutela vuol dire che se io spendo 100 euro per dimostrare che non devo pagare una cartella, quella cartella deve essere poi, o meglio quei soldi che io pago al tecnico devono essere restituiti al cittadino dalla società che fa il recupero crediti. Questo a Vernole non è stato fatto, signori, non è stato fatto. Questo non era nemmeno scritto sulla scaletta, vabbè. Perché la scaletta inizia con una definizione del vocabolario italiano. La definizione del vocabolario italiano di punto e a capo. La definizione che troviamo tutti quanti sul vocabolario italiano, e chi non ha il vocabolario italiano sicuramente avete internet, vuol dire essere al punto di partenza. Sì, signori, dopo 5 anni noi siamo al punto di partenza perché in 5 anni non è stato fatto nulla. Siamo al punto di partenza. E allora, come dice spesso Franco, punto a capo ma giriamo pagina. Punto a capo e giriamo pagina, scriviamo noi la storia dei prossimi 5 anni di Vernole. Sono in debito con tutti coloro che mi hanno ascoltato l'altra sera,
perché purtroppo per mancanza di tempo abbiamo interrotto un discorso che dal mio punto di vista è importante per vari motivi, e adesso vi spiego anche quali sono i motivi. Se vi ricordate, qual era l'ultimo argomento di cui abbiamo parlato l'altra sera qui ad Acaia? Minchia, attenzione, porca miseria. Ciao Roberto. Trasporto scolastico. Trasporto scolastico che loro avevano scritto, vi ricordo ancora una volta, a pagina 11, me lo ricordo perché ce l'ho qui, aspetto 5 anni per dire questa cosa. Trasporto scolastico gratuito per tutti i ragazzi in età scolare. Beh, intanto dobbiamo chiedere a loro, oppure voi che rimanete qui dopo che noi abbiamo finito, se volete chiedetelo, cosa vuol dire età scolare? Perché tutti quanti poi siamo stati costretti a pagare il trasporto scolastico. Facendo una media famiglia di due ragazzi che vanno a scuola, vuol dire spendere in media 270 euro all'anno, che moltiplicati per almeno 5 anni solo di scuola elementare e poi scuole medie, si arriva a più di 1000 euro a famiglia. Moltiplicati per almeno 100 famiglie che hanno supportato e sopportato queste spese, vuol dire più di 100.000 euro che sono andate a finire nelle casse del comune di Vernore grazie al pagamento del trasporto scolastico che abbiamo fatto noi delle frazioni. Quindi, caro signor Luca De Carlo e assessore al bilancio, quando vi vantate di avere 1 milione di avanzo amministrativo, pensate che 880.000 euro sono di avanzo amministrativo e 120.000 euro sono soldi nostri! Sono soldi nostri! Ma attenzione, sempre nel loro programma parlano e hanno parlato 5 anni fa, se vi ricordate, di democrazia partecipata. Hanno detto che portavano il consiglio comunale in tutte le frazioni. Ad Acaia non l'abbiamo mai visto, non so nelle altre frazioni, alla Caglia non l'abbiamo mai visto. Hanno detto che chiunque poteva rivolgersi a loro su quella scalinata, il sindaco celebrando la vittoria davanti a tutta la gente di Acaia che comunque era accorsa in piazza, ha detto: non vi preoccupate gente di Acaia, noi non vi abbandoniamo, anche perché qui c'è Salvatore Piglierri che per noi sarà un ottimo interlocutore. Infatti ho fatto telefonate, mail, tutto quanto, nessuna risposta. Questo è l'ottimo interlocutore. Ma cosa ha portato il trasporto scolastico a pagamento? Ha portato a un'altra cosa, signori, ancora più grave. Nelle altre sere si è parlato su questo palco, e su questo palco noi non parliamo di Centaglia, di buttiamo nero di seppia, dicevano ieri a Vernore, sugli occhi delle persone. No, noi raccontiamo quello che è stato il loro operato e cerchiamo di dare quelli che sono poi i nostri programmi futuri. Attenzione, il trasporto scolastico a pagamento, per chi non lo sapesse, ha portato a un'altra disgrazia nel comune di Vernore. Ma questa volta la disgrazia non è solo delle frazioni, attenzione, che hanno i ragazzi ciucci. Sì, perché un loro, parentesi, un loro seguace, io li chiamo così, un loro seguace 5 anni fa, ho ancora il post salvato sul mio computer, quindi lui l'ha potuto pure cancellare, ma sul mio computer è ancora lì, a meno che stasera qualcuno non va a prendere a casa il mio computer, ma c'ho sempre gli hard disk di riserva. Vi posso garantire che 5 anni fa un signore, un loro seguace, a proposito del trasporto scolastico, ha detto: non è giusto, o meglio è giusto, che i ragazzi ciucci delle frazioni paghino il trasporto scolastico. I nostri ragazzi, anche se sono ciucci, noi abbiamo dimostrato che sono molto più bravi di loro. Ma non dei loro ragazzi, attenzione, di loro, non dei loro ragazzi, perché non si parla mai male dei ragazzi, mai. Ma cosa ha portato il trasporto scolastico? Attenzione, una cosa grave non per i cittadini delle frazioni, ma una cosa grave per il comune di Vernore, per la scuola di Vernore.
4 anni fa mio figlio ha finito la terza media. Sapete quante sezioni c'erano nella scuola media di Vernole? 3. La sezione A, la sezione B e la sezione C. Quante sezioni ci sono adesso nel comune di Vernone nella scuola media? 2. 2 sezioni. Sapete qual è il motivo? Molto semplice. Molte famiglie, piuttosto che pagare il trasporto scolastico, ha pensato bene di iscrivere i propri figli nelle scuole a Lecce, che forse si risparmia, perché ci si mette in gruppo e si portano i ragazzi a Lecce. Fra qualche anno, anche se loro stanno mettendo a posto le scuole, la scuola sarà deserta. Chi ci perde è il comune di Vernone, non le frazioni solamente. Non le frazioni solamente, ecco cosa porta una decisione scellerata, ecco cosa porta non ascoltare la gente quando chiede un'assemblea, e si sono fatte le assemblee per il trasporto scolastico, e solo una fatta a Pisignano, grazie alla ospitalità della Prologo di Pisignano, solo in una si sono permessi di venire 3 assessori. Non vi dico come li chiamo io di solito, perché già 2 secondi fa ho letto un post del signor sindaco che ci denuncia, quindi dobbiamo stare attenti a quello che diciamo. Loro possono dire quello che vogliono, noi dobbiamo stare attenti. Ci ha minacciato 2 secondi fa un post su Facebook. Dicevo, i 3 assessori. Beh, invece di parlare e discutere del trasporto scolastico, l'avvocato si è rivolto ad una persona sbraitando contro questa persona, non parlando del contenuto, ma dicendo solamente o rimproverandolo perché questa persona, poverino, non sapeva la differenza che esiste fra decreto legge e legge. Pazienza, non tutti possiamo essere avvocati. Signori, noi garantiamo il trasporto scolastico gratuito. L'unica cosa che non vi possiamo garantire, non vi possiamo promettere, è la restituzione dei famosi 120.000 euro, anche se secondo loro sono lì nell'avanzo amministrativo. E andiamo avanti. Riduzione degli stipendi. Riduzione degli stipendi. Il signor sindaco Luca De Carlo mi deve spiegare come mai le vecchie amministrazioni, lui le chiama così, le vecchie amministrazioni avevano, parlo del sindaco, uno stipendio che si aggirava fra i 700-800-900 euro al mese, lui con tutta la riduzione prende 1700 e qualcosa al mese. Mi deve spiegare come ha fatto la riduzione. Io so, è troppo lungo la risposta, poi se volete la prossima volta in chiusura ve lo diciamo. Ma con la riduzione degli stipendi ci hanno portato le giostrine. Ora non me ne vogliono i ragazzi o i bambini, perché servono anche quelle, in una frazione servono anche quelle. Ma dove stava la nostra amministrazione, o dove sta la nostra amministrazione, perché anche è una cosa recente, quando tutta Caglia è senza acqua? Dove sta? Sta scegliendo la giostrina per i bambini. Dove stava la nostra amministrazione quando Acaia è rimasta senza linea telefonica per più di 4 mesi, signori? Nel 2017 siamo rimasti 4 mesi senza linee telefoniche. Altro che bilanci, migliaia di euro, 6 milioni, 8 milioni. Signori, qui dobbiamo parlare dei problemi dei cittadini. Nessuno di loro è intervenuto, ognuno privatamente, ognuno per conto proprio. Non è questa la democrazia partecipata, ma loro non sanno nemmeno l'esigenza dei problemi dei cittadini di Acaia. Dice, qua manca l'acqua, e mica siamo l'acquedotto. Che risposte sono? Che risposte sono, signori? Che risposte sono? Una cosa è che telefona Salvatore Piglierri all'acquedotto, e l'abbiamo fatto, e non solo Salvatore Piglierri, ma tutti quanti noi abbiamo telefonato. Ma se forse telefona uno che rappresenta il comune, molto probabilmente verrà ascoltato più di Salvatore Piglierri.
Questo chiedo all'amministrazione. Questo chiedo all'amministrazione. Ecco perché serve o servono le persone del posto per portare a Verno i problemi del posto. Non aspettate che uno che viene da Lecce risolva i problemi di Acaia. Giostrine. Volevo intitolare questo comizio La Giostrina. Giostrine. Fonti dell'associazione che ha in concessione il campo polivalente qui di Acaia, CSI di Acaia, non è che dobbiamo... Loro hanno posato la giostrina. È come quando dice il Presidente della Repubblica ha portato una corona di fiori all'altare della patria. Di solito sono i corazzieri che lo portano al Presidente della Repubblica e loro hanno fatto stesso con le giostrine. Signori, l'associazione CSI di Acaia, e con spese documentate, ha speso più di 1.700 euro per costruire il pavimento dove doveva essere posata la giostrina. Quindi loro, se venivano qui e non trovavano la collaborazione dei cittadini di Acaia, la giostrina se la potevano ricaricare sul camion e portarsela a Verno o da qualche altra parte. Adesso sono avanze, perché dico avanze? Perché la loro candidata di Vanze, posso fare nome e cognome, perché lei fa parte di una lista, io non posso fare nome e cognomi della gente che sta qui, che non è candidata, ma il suo nome e cognome io lo posso fare anche perché è pubblico. Chiara Calderaro. Chiara Calderaro, quando hanno presentato la lista, ha detto 5 anni fa mi sono presentato in una lista, in un'altra lista, i miei ideali politici non sono cambiati. Mi viene da chiedere se è cambiato qualche altra cosa, ma questo lo lascio giudicare a voi. Ma 5 anni fa, in un comizio a Vanze, io mi ricordo che la signora Calderaro sbraitava contro l'amministrazione uscente dicendo che erano venuti quella mattina ad aggiustare le strade di Vanze perché hanno aspettato il giorno o i giorni finali della campagna elettorale per mettere a posto le strade di Vanze. Scusate, cos'è cambiato quest'anno? La strada Strudà a Caglia è stata tappezzata da poco. La strada, i cartelli che hanno messo da poco alle entrate di tutti i centri, diciamo, più grossi, benvenuti nel comune di Vernone, e finalmente dopo 5 anni sotto hanno messo in ordine alfabetico le frazioni, signori. Quando l'hanno fatti questi lavori? I famosi marciapiedi rialzati per far diminuire la velocità, quando li hanno messi? 5 anni fa o 5 giorni fa, signori? Quindi quando loro dicono rinnovamento, futuro, no, loro sono peggio di quelli della famosa Prima Repubblica. È così, me ne assumo le responsabilità, che mi denuncino adesso. Sono peggio, perché hanno fatto le stesse cose, quindi non è cambiato nulla, altro che punti a capo, signori. La scuola di Acaia, signori, indipendentemente se è stato fatto il progetto dalla giunta Mangione, se è stato il progetto fatto dalla giunta Pedaci, perché qui poi si racconta e si va all'indietro, molto probabilmente quel progetto l'ha fatto Gian Giacomo della Caglia e non lo sanno nemmeno, signori, indipendentemente da chi ha fatto quel progetto, vi posso garantire che noi metteremo in sicurezza quella scuola e apriremo quella scuola per tutte le associazioni di Acaia e non. Trasporto scolastico a pagamento, parcheggio
a San Cataldo, zona Idrovore, a pagamento. E poi la gente per andare dal parcheggio alla spiaggia deve attraversare materassi, sporcizia, spazzatura e quanto di più peggio ci possa essere camminando l'estate per arrivare alla spiaggia. No, signori, non si fanno le cose a pagamento e poi lasciare tutto il resto abbandonato. Andiamo a controllare quello che c'è. Ma cosa controllano se stanno sempre in un posto? Al comune? No, signori, non al comune. Quale comune? 10 ore al giorno. Loro continuano a dire che loro hanno lavorato per 10 ore al giorno. Scusate, fateli voi un po' i conti, io li ho già fatti. Se uno di loro ha lavorato 10 ore al giorno guadagnando, come dicono loro, solo 300 euro al giorno, signori, due sole cose. Una non la dico, la pensate voi, l'altra che grazie a Dio abbiamo amministratori o abbiamo avuto amministratori che non hanno bisogno di nulla perché vivono di rendita, vivono di rendita. Grazie, grazie signori. Vi abbiamo parlato già l'altra volta della messa in sicurezza delle strade, un'altra cosa signori. A Caglia, Vanze, ci sono famiglie che abitano su quella strada, famiglie che come tutti noi pagano spazzatura, tasse. Quante sono le tasse? 10, tutte e 10 le pagano. Poverini, dopo che scende il sole a quest'ora, stanno al buio. Hanno regolare concessione edilizia, gli hanno dato tutti i permessi di questo mondo, ma i servizi non ce l'hanno, signori. Allora questo dobbiamo parlare, di questo dobbiamo parlare nei comizi, delle esigenze delle persone, non insultare le persone, non serve insultare le persone. Io ho assistito ai tre loro comizi, poi ho detto basta, non li seguo più, perché il sindaco inizia a parlare e dice questa sera non parleremo di altro che non programmi. Allora quella lista di gentaglia, insomma, che programmi sono questi quando parli della nostra lista? Parla dei tuoi programmi, se ce l'hai e soprattutto se li rispetti. Ho finito per questa sera. L'ultima la devo leggere perché se non la leggo mi esce male. Penultima non la leggo. Scusate, un'ultima cosa. L'altra volta abbiamo parlato di regolarizzare i parcheggi. È una cosa importante per Acaglia. In 5 anni i signori non si sono degnati di regolarizzare in modo definitivo i parcheggi per Acaglia. Qui arrivano ancora pullman per visitare il castello che non sanno dove parcheggiare, perché non c'è nessun segnale dove c'è scritto qui può parcheggiare il pullman e qui la macchina. 2 anni di notte della Taranta, signori. 1 anno 2 giorni prima della festa, quando si sapeva già da 4 mesi che doveva arrivare qui ad Acaglia la notte della Taranta e se ne sono vantati. 2 giorni prima hanno cercato di trovare i parcheggi per le persone che venivano. L'anno scorso, per ovviare al problema, adducendo al discorso della sicurezza, hanno chiuso Acaglia fino alla tangenziale di Lecce. Come siano arrivate qui le persone che hanno assistito la notte della Taranta per me è ancora un mistero. Fino alle 7 si poteva arrivare, dopo le 7 tutto chiuso, tutte le strade chiuse. No signori, bisogna attivare e attuare un piano di parcheggi per Acaglia. E l'ultima, quella che vi ho detto che ho scritto adesso. Finiamo qui ad Acaglia, nuova politica, nuovo modo di fare politica, organizzano tutti i comizi sempre dopo il nostro, perché loro, siccome non hanno nulla da parlare, devono venire qui adesso perché c'è qualcuno che sta registrando e gli sta comunicando in tempo reale quello che io sto dicendo, in tempo reale, loro devono venire qui per replicare a me che ho parlato. Non di parlare dei loro programmi, tutti i loro comizi sono dopo i nostri, noi non abbiamo di questi problemi, assolutamente non abbiamo di questi problemi. Domani parlano
notte inoltrata a Vernone, pur di parlare dopo di noi. Questa è la nuova politica, questo è punto e a capo, signori, e basta. Adesso dicevo, tutti quanti noi finiamo qui e tutti quanti i nostri amici ce ne andiamo tutti quanti a Strudà a completare e andare a dire quelli che sono i nostri programmi per Strudà. Attenzione, non mi fraintendete, chi non può venire, non chi non vuol venire, chi non può venire può o tornare a casa o rimanere in piazza, perché tra poco arrivano, signori, quelli che raccontano le barzellette. Buon divertimento! Come ha detto Salvatore, punto a capo, ma la pagina si è finita ed è una pagina molto buia di questo comune per 5 anni, e l'hanno detto loro, signori, hanno detto a Strudà sono stati 5 anni bui per i nostri paesi, e lo sappiamo tutti quanti, non c'è bisogno che venite a dirlo, insomma, però noi sicuramente il 10 giugno volteremo pagina, e questo potremo farlo dando il vostro consenso alla lista numero 1, progetto comune per un grande paese. Avrete un ottimissimo amministratore, Salvatore Pichieri dovrà avere un consenso fortissimo su questo territorio e sarà un ottimo amministratore di questo paese che dovrà compensare 5 anni neri di questa amministrazione, soprattutto su quello che deve essere il grande territorio di questo comune, è Acaia, e l'abbiamo detto a Vernone questo, e lo possiamo ripetere. E cosa verranno a dire loro? Cosa potranno dire? Ma non dovevate proprio venire a fare il comizio ad Acaia, cittadini, tutti a Strudà, grazie a tutti quanti. Progetto comune, lista numero 1, grazie.